E l'acqua? Quella nera. Dove la vedi la nera? Correvamo per i prati, le farfalle ancora. Ben ben, tu spari a me ben ben, io sparo a te ben ben, e vincerò ben ben. Quando vedo intorno a me, se i bambini giocano, quando fingono di sparare, come mi si stringe il cuore. Ben ben, tu spari a me ben ben, io sparo a te ben ben, e vincerà ben ben chi ha il cuore non l'ho più. Sì. Ma fammi vedere la macchina. Cosa vuoi vedere? La macchina. Thank you.
quella lì. E già. È proprio quella lì. Coppa di legno. Quelle pietre. Cosa? Pietre. Finito. Sì, però la tua canzone Indurkin, quella che dobbiamo cantare, finisce qui. Capito? Via. Thank you.
Sì, è nonno. Sto bene. Chiede ogni tanto. Bisogna che tu ci raggiunga. Non so come puoi fare. Non abbiamo proprio nessuno che ci può aiutare adesso. E qua non possiamo proprio stare. Io sono molto stanca. Ma non sono proprio capace di niente. Thank you.
esposito, il colloquio è terminato. Come on.
questo e dire poi questa cosa qua in tutti i modi, cantando, piangendo. Se volete possiamo guidarvi insieme, ce lo possiamo fare insieme, ma provate un po' voi, mettete in bocca queste parole, fatecele sentire. Fai il gesto e lancia la voce. La bugiarda vive nel corpo degli spettatori dell'inferno. È dura, è dura, e ci fa paura. Non c'è prospettive per il futuro, una vettura nuova, vediamo una vettura per il futuro, una certezza, perché stare così una settimana, è impossibile andare avanti. E niente, cerchiamo con questa manifestazione di muovere un po' l'opinione pubblica in modo che ci dia qualcosa per andare avanti. Va. Grazie. Five and he was six. We rode on horses made of sticks. I were black and he were white. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Ho vinto la gara, che bello! Che bella anche la medaglia! Eh sì, potrebbe stare proprio bene col braccialetto, però non mi metto sempre insieme. Però è bella comunque. Che bella! Adesso devo tornare a casa. Beh, speriamo che la prossima volta. De calle Gambo. You give me this. Allora, adesso ho sbagliato. Sì. Perché mi sono buttato in avanti e mi sono fatto male. Ai, no, 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 no. Now he's gone. I don't know why. Until the day sometimes I cry. Che fai? Didn't even say che fai? Hai detto che il sonno filmava il tuo sonno, no? Io non sonno però. Non sono male. I hit the ground. Bang bang. That awful sound. Bang bang. My baby shot me down. Deve guardare noi, siamo noi che abbiamo fatto la grande la fila insieme alla fila, quindi ci va più rispetto.
prima io pensare che io sempre poco pare che mia ce l'ha documento, non ce l'ho, però adesso io ce l'ho, non ci trovo lavoro. Stai così, mi fa male a me, perché io non posso andare avanti così. Se io lavoro, io posso sistemare tutto. Non lavoro, non c'è la casa, non c'è niente. Come si fa ad andare avanti? Come si fa il lavoro? Come si fa? Non lo so. Perché la gente, non è solo io, perché c'è tanta gente, però io sai da mio, perché mi sta male che stai così, non c'è lavoro, io non c'è niente da fare, sta a casa. Io posso lavoro, io c'è la fisica per lavoro, però non si trova un lavoro. Non lo so. È quello che posso dire, perché proprio mi sta male. Prima di dormire io pensare, prima di alzarti io pensare tutti cosa della vita. Non so cosa devo fare per andare avanti, perché prima mi hai detto che tu non ce l'hai il documento, adesso io ce l'ho. Per trovare lavoro è un'altra cosa difficile in Italia adesso. Se allora dici che no, se non c'è lavoro, ma come si prende a casa, come si pagare l'affitto, come si pagare la luce, anche per mangiare? C'è una doppia in questa parola, abbigliamento. Qual è la doppia? Questo suono strano. Doppia B. Poi c'è un suono difficile che si chiama gli. Come si fa a scrivere questo suono di gli? G L I. Un attimo, ti devo dire una cosa. Non devo mettere le mani dentro l'occhio. E allora falla finita te di mettere le mani addosso, capito? Falla finita te, la devi far finita, devi staccarlo. Se c'hai problemi parliamo, capito? Non arrivi a mettere le mani addosso, te l'hai messa le mani addosso, non io. Oh, non mi devi spingere. Ma te hai spinto, capito? Te hai spinto, sei arrivato qua, te devo dire una cosa, mi sbatti al muro, mentre sto guarda gente. Sei venuto?
Se devi parlare, parlare, parla, parla, di qua e parla. Io gli ho detto vaffanculo, no? E urla, noi stavamo giù nell'atrio del palazzo. Ho detto vaffanculo, hai rotto il cazzo, perché ci avevamo visti al Gay Pride, ci siamo incontrati e lui comunque ha provocato, no? Mettendo, per tre volte, fino a che la terza volta gli ho detto sei un cretino e lui mi ha detto ah, tu a me sei un cretino, non me lo puoi dire. Cosa che invece è assurda, perché tra me e lui è capitato che ci siamo detti varie cose, no? Non è che mettiamo l'accento su sta cosa qua. Qua 2002, stanno a cercare il futuro. Perché non c'era niente. Sì, c'è, però io pensavo che per venire qua magari cambia tua città o cambia IT o qualcosa. Io stavo faccio attico, vendi tante cose come building materials, non riesco a capire anche a parlare questa lingua, è difficile, quindi non so chi posso mi fare darmi mano nel mondo per studiare. E quindi non c'è possibilità di fare quella cosa. Cosa avresti voluto fare? Nel senso che non riesco a studiare, io cercare magari lavorare per guadagno qualcosa nel mio futuro. Però per lavorare qua, prima cosa qualcuno deve avere permesso per lavorare, quindi qualcuno qua senza documento è troppo difficile per vivere. E se prima cosa, se tu c'è documento, prima cosa devi trovare un lavoro. Però se tu non c'è documento, come si trova lavoro? Fare il lavoro nero che magari non guadagno niente o che guadagno poco. Quindi qual è la cosa più brutta che ti è successa?
La mia brutta storia è che... perché io pensavo che magari continuiamo a trovare un aiuto, magari un aiuto come che qualcuno deve darmi in mano per regolarizzare, per darmi il documento, anche così posso vivere senza paura, perché io sono vivo qui in Italia con paura, paura di magari contattare la polizia o qualcosa, quelle che a me non mi piace. Adesso io non faccio niente adesso, perché io ho deciso di tornare nel mio paese. Ho conosciuto una donna che mi ha aiutato e ho chiesto un'organizzazione che loro, qualcuno che vuole tornare al paese. In situazioni come questa adesso, io non mi regolarizzo qua, non c'è niente per dire che domani c'è futuro. È meglio che io andare così, non fare altre cose, magari faccio droga o faccio qualcosa che non va. Secondo me non mi piace. È meglio che io torno nel paese, c'è qualcosa per fare di là, per vivere. Anche non è che mia storia è finita, mia vita è finita, padre, no? La vita non è finita, solo che mia parte qua, adesso, se non è finita, perché io ho deciso di andare giù. Mi dispiace che... Niente, per me niente dispiace, perché io sono ancora vivo, sono forte, sono, fisicamente sono forte, anche morale, sono che quelle che mi cercare qua non riesco a sistemare qua, per quello che voglio. Al punto che mi chiedono, ma tu sei rumena? Io, no, sono piemontese. Te lo giuro. Sono orgogliosa che mi Certo. Tutta fiera, vuol dire che sono proprio scatenata. Perché le gambe dei grandi sono fatte così. Vediamo se ce le hai anche tu. Non ancora. C'hai questi pelettini sottili sottili. Che vuol dire? Vuol dire che sta pelle color latte. Vediamo. Vedi. Fai la faccia, ti ho filmato la pancina. Eccole! Papà è il nonno. Papà è il nonno. Toccate adesso.
Anche a Kate, devi un po'? Lei da lì, veramente il bacio. Che esiste invece in determinati rapporti, in determinati... è un modo di comunicare, no? Secondo me è un modo di comunicare. E lui in quel momento mi voleva comunicare un suo disagio. Se vuoi pure da... Una mia superiorità dovuta al fatto che non ho problemi di salute in questo momento, che non ho problemi all'interno del mio gruppo in questo momento, che non ho problemi di un certo tipo e che lui ha. E io sono veramente felice di me stesso per come gli ho risposto o per come non gli ho risposto, per la calma che sono riuscito a mantenere da tutti i punti di vista, ma non voglio assolutamente che lui consideri questo qualcosa che mi rende, no? Certo, tendo come individuo a ergermi al di sopra delle passioni, ma ci tendiamo tutti a sta cosa, ma penso che non ci riusciamo quasi mai, soprattutto io. A me mi dovete lasciare in pace. Ognuno fa i cazzi sua. Chi è froce è froce, chi non è froce, chi se droga, chi se droga. Io gli ho chiesto da dove veniva, voleva migliorare la sua situazione. E gli ho chiesto se c'era riuscito, mi ha detto di no. All'inizio io non osavo guardarlo dritto negli occhi, ma ho visto lievo lo sguardo, anche perché le cose che diceva mi colpivano, mi sentivo, non so perché, mi sentivo responsabile in qualche modo. Infatti poi gli ho detto mi dispiace tanto, e lui mi ha detto non devi dispiacerti, però invece io più parlava più mi dispiaceva, più mi sentivo responsabile. Lui aveva questo viso così pulito, con questi contorni così netti, chiari. Sono passati 8 anni e adesso non voleva più stare qui, ma era arrivato il momento di tornare a casa. Man mano che parlava mi sentivo sempre peggio, perché non solo per le cose che diceva, ma anche per come le diceva, perché non c'era il minimo desiderio di destare pietà o compassione, anzi era molto quasi orgoglioso e anche ottimista. Questa è la cosa che mi ha colpito di più, perché proviamo prima a fare diagonali in silenzio una volta, seconda volta parte una gesto, battuta, risposta. Con gesto, anzi con battuta e gesto. Il globo si spacca e cambia faccia. E allora Dio abbi misericordia di me. Il globo si spacca e cambia faccia. Giù andrà con l'amore di voi e tutti i miei. Giù andrà con l'amore di voi e tutti i miei.
Giù Pantracolo. L'amore di voi. Giù Pantracolo. L'amore di voi. Deve morire, altrimenti ingannerà altri uomini. È da bugiardo, è morta viva nell'inferno. Deve morire, altrimenti ingannerà altri uomini. Deve morire. È da bugiardo, è morta viva nell'inferno. E allora l'ho trovato per terra, io non gliel'ho mai dato. Sì, è per questo che muori. E allora l'ho trovato per terra, io non gliel'ho mai dato. Sì, è per questo che muori. Cambia faccia. Aveva tralignato e si era fatta baldracca. Uccidere, avete detto. Giù baldracca, che ha di sotto i miei occhi. Uccidere, avete detto. Giù baldracca, che ha di sotto i miei occhi. Uccidere, avete detto. Giù baldracca, che ha di sotto i miei occhi. Cambia, cambia, Marco. Uccidere, avete detto. Giù baldracca, giù baldracca, che ha di sotto i miei occhi. Giù baldracca. Uccidere, avete detto. Giù baldracca, che ha di sotto i miei occhi. Così. No, resta qui. Baldracca, lo piangi davanti ai miei occhi. Faccia, sembra gli ficcherò in mezzo la supplica di Cassio. Mi dispiace, non sono ancora pronta. E allora l'ha trovato per terra, io non gliel'ho mai dato. Deve morire, altrimenti ingannerà altri uomini. Questo è un terreno che ci piacerebbe indagare, poi può essere Otello, poi può essere invece un'altra tragedia. In generale uno stato d'animo, era bello. E... tragedia. Si chiamano tragedie, poi ognuno guarda lei come la diceva alla fine. Cioè nel senso che sarebbe bello anche trovare dei modi diversi. Siete visti tutti così? Che vuol dire? Oddio, chiudo. Sì. Allora, poi volevamo dire invece un'altra cosa. Io vado a Parigi. Thank you.
Mi fate paura perché avete la morte negli occhi quando li girate così. Mi fate paura perché avete la morte negli occhi quando rigirate così. Passate quelques instants, s'il vous plaît, merci. Ma no, io non lo prendo. Io non lo prendo più. E allora cosa hai da dire?
messa. Fammi metti qua. No. Qua che c'è un buco. Allora qua. Qua. Oh! Vado a prendere. No! No! Metti! Tanto tu se non mancano ancora le cose, ci vado solo. No, Tommaso! Sono un pirino! Lasciali dire! Ma guarda dove adesso mette! Mettiamo a posto. Ah, sì, c'è un po' questo segno di qua, no? Scendo un attimo solo questo. No, ma posso prendere? Prendo io? No. Ma guarda che fatto! Sei incastrata! E guarda che ha fatto Tommaso! È finita sta mela, non si toglie più! Ma sei cattivo, Tommaso! Ah, no, tieni! Mettila lì! Sta! Sì! Lascia lì! Sta bravo, Tom, sta bravo! Non giocare troppo con le mele, sennò si sciupano, amore! Nonna va a prendere solo il pane e il detersivo piatto e torna subito, eh? Cioè, mettile subito sopra. Prendile. And he was six. We rode on horses made of sticks. I were black and he were white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Came and changed the time,
I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Now he's gone, I don't know why. Until this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shut me down. Ha voluto portare le... queste mi piacerebbe portarle al mio papà perché sono buonissime, le castagnole. Allora sono davanti. Ti piace la castagna? Quella lì, guarda. Insomma, tutto non ce l'abbiamo fatta perché sennò facevamo le due. Se vuoi a dormire oppure poi non dormi con me. Ciao amore, ciao, ciao a tutti. Vincerà bang bang, chi a mai è morire. Quando vedo intorno a me che i bambini giocano, quando fingono di sparare, come mi si stringe il cuore. Bang bang, tu spari a me bang bang, io sparo a te bang bang, e vincerà bang bang, chi ha il cuore. Arriva fino qua. Arriva fino qua. Arriva fino qua, non è... Lì c'è quella struttura lì con
adesso di nuovo, torni, guarda. Catina. Patti. Non mi sogno. No, stavo guardando. Sì, guarda. E che ora inizia? Tra le 1:30. Film, però non è uscito per mancanza di soldi, e sono qui a Italia, no? Adesso, però è un momento difficile perché non hai lavoro, c'è una crisi pazzesca, grande, che non si riesce a trovare lavoro, perché anche per italiani hanno dei problemi, comunque noi stranieri che siamo venuti qua, troviamo anche di difficoltà. Però a me l'Italia mi piace, costumo di dire che è la mia seconda patria, perché ormai sono 3 anni che sono qui, mi trovo bene, mi piace, cioè, abbiamo un po', siamo un po' simili, no? Comunque, teatro a me mi piace, costumo dirlo, no? Non ho avuto la fortuna di farlo, di continuare a fare questo lavoro, però a me mi piace, costumo dire anche che la mia vita è il teatro, è... Quanto? Tempo. Come si può? 10 minuti. Sì. Thank you.
deve tornare al suo posto. Posso lasciare la roba bagnata, uguale. A mia cara anche in Turchia, se un tesoro, se un tesoro si possiede. La mia cara che in Turchia, se un tesoro si possiede, non si cange, non si cede, sente un turco anche l'amore. Non si tocca, non si cede, non si cange, non si cede. Bisognerebbe capire se appunto lei è stata un po' ingannata, se la nostra amica è stata ingannata dalla zia rispetto al fatto di andare a lavorare a Lagos, magari con la promessa di fare delle altre cose, e poi invece aveva già dei contatti per mandarla via. Lei che ci aveva cercato chiedendoci di aiutarla a non partire, sì. Perché ci aveva detto che la famiglia voleva farla partire per l'Europa, ma lei assolutamente non voleva andare via perché aveva sentito dire che c'era molta sofferenza qua per le ragazze nigeriane, quindi aveva, per cui mi sembra veramente, non so, credo molto difficile che possa essere successo qualcosa dove lei sia complice in sostanza. Invece magari la complicità è creata proprio da, evidentemente dalla famiglia, da qualcuno della famiglia che si sarà accordato per farla viaggiare. E quindi, tra l'altro, con una situazione alle spalle già difficile, perché lei ha già una sorella in Italia da qualche anno di cui la famiglia non aveva più avuto notizie. Cosa Tere? Tere, cosa mi hai detto? 8. Che non venga l'amora, l'amora con dientes verde. Toda la noche, mi niño. Pero duerme, que no venga la mora, la mora con dientes verdes. Toda la noche, mi niño, ligero duerme. Escondido
potrà averte. Sì, ma la gente duerme di ferro, duerme, che se l'amore viene è nel sueño escondido, no potrà averte. Grande l'amore con dientes verde. Ciao allora. Ciao ciao. Una fotocopia del tuo passaporto. Mia carta d'identità. Ci riprendi? Tonino, per fortuna che tu hai tutta questa vivacità, questa... Io non ce l'ho più. Adesso. Non bisogna stare un po' qua perché si sta per asciugare. Già. Ah, ma lui sempre con la cinepresa. Eh certo. Dai, riprendi un po' lei. Ciao tesoro. Eh? Ciao, ci vediamo presto. Ci sono 316 lavoratori dell'Alfa Sud che sono più nella merda degli altri, e cioè li hanno presi da Pomigliano e li hanno messi in mezzo alla campagna a 30 km di distanza, un reparto confino, cosa che hanno fatto qui negli anni 50 a Mirafiori, hanno fatto un reparto confino qua. Abbiamo semplicemente, questi lavoratori hanno chiesto di parlare, ok? Oh, my God.
Salire te lo dilungo un po'. Perché Delina? Perché il tempo sì. Ah. Alla prima io. E ci vuole la posta. La più sta di domenica passata, prima io. No, ma domenica più è anche una bala, no? Già. La più è domenica. Yeah.
ma infatti anche lì a Chiese sono troppo, sarà arrivata la vita. Nonna! Oh, mamma non muovere! E Franci! Ma basta! Cavolo! Eccola! Invece il contrario, ma sono un po' più passiva nella mia. Ma porto qua, mangiavano qui, io mi facevo un giro da sola perché c'è il mercato lì a Porto Palazzo Grande. E poi sarei venuta a far dormire Franci e poi ho sentito Raffaella, vabbè in realtà mi ha chiamato anche Alessandra, adesso vedo. Sì. Ma dove arrivi? Confinati nel reparto. Attacchi il palco che non fa parlare, vero? Un'alternativa rivoluzionaria, altro che andare a rattoppare le toppe al culo alla famiglia Agnelli che si è rubata l'Italia in questi anni. Parla del Baretti, che è il cinema, sì. Sono film già visti che mi danno prima. Se vengono anche Caterina e Teresa ci dovrebbe essere una. State tranquillo, Cassio. Farò di tutto per aiutarvi. Signora, mi dispiace. Non mi sento ancora pronta. Satarjauna astiqa'i kama antum qabl. Signora, questa è la mia sorte. No, voi siete affezionato al mio padrone. Baldracca! Lo piangi davanti ai miei occhi. E allora l'ha trovato per terra. Io non gliel'ho mai dato. No, stai qui! Vedrai come gli parlerò.
sono oggi il grande terribile. Chi sei e cosa desideri da me? Ora, lo spaventapasseri si era aspettato di vedere una grande testa, come Dorothy le aveva raccontato, gli aveva raccontato, perciò era rimasto molto sorpreso. Io non elargisco mai favori senza qualcosa in cambio, disse Oz. La mattina seguente, il soldato con la gamba verde andò dal boscaiolo e disse: Oz ti manda a chiamare, seguimi. Così il boscaiolo di latta la seguì. Ragazza di nome Veronica che fa il compleanno. Pensa, Caterina non è felice che l'ho messa nella storia. Perché? Voleva esserci in... perché io l'ho messa alla fine, voleva esserci in tutta, perciò non è felice. E ringrazia che ci sei. Anche poco al posto di niente.
E poi però si vede dopo un po' di giorni che, insomma, sei poi già un po' abituato, allora devi pulire il pavimento vicino a una scala mobile. Un giorno arriva a casa e dice ai suoi genitori, perché lo sgridavano sempre perché studiava poco, no? Lei doveva studiare. Vado, con faccia rossa, non vuole, no? Poi dolce, che capisce i figli, che anche lei soffre a pensare che suo figlio va a stare a fare il soldato. E allora, tipo quella là che abbiamo noi a casa al Borgoni, no? Una tastiera. E non so, non si capisce bene dove prendi i soldi, forse arriva qualche risparmio, no? E un giorno va alla, dove aveva visto la maestra che insegnava a quella bambina, entra e dice che alla maestra che lui vuole imparare a suonare il piano, e lui sta salendo le scale, lui cade dalle scale e sta svenuto per terra. La mamma disperata chiama l'ambulanza, lo portano all'ospedale, poi in realtà Franci, cos'hai, Franci? Adesso bisogna fare il sì. Sono gli zoccoletti. Che rispettano quegli zoccoletti? Non lo so, un cagnolino. Zorba questo si chiama. Zorba. Pulli, il pony. Twinkle, la scimmietta. Guarda, è il circo. Quello suona. Ma come non suona l'elefante? No. Neanche quello, neanche... Questo suona, prova. Neanche Zorba suona. Forse sono troppo piccoli. Attacca Luke! Chissà, arriva un altro giorno, una notte, la battaglia umana finirà. Sarà alla morte. L'ultimo dei suoi pensieri, la bandiera. Ecco, la bandiera. Ricordi la bandiera, quando non ci sono più ricordi della bandiera. Lui appunto ha fatto una vita nel partito e nella CGIL. Sono cose belle, purtroppo siamo sempre di meno. Ecco. Quello è il punto. Ecco. I giovani presi da mille altre cose, negli ideali, nella politica, ci chiedono poco. E questo è un peccato. Con i tempi che corriamo è un peccato. È un vero peccato. Per il mondo del lavoro. È tragico. Anche le divisioni sindacali. Queste cose che tu hai visto a Lingotto, eccetera, è perché c'è anche la divisione dentro il sindacato e succedono questi fattori qua. Figli senza lavoro.
tu sei in cassegazione o addirittura licenziato. Ecco. Poi non ragioni più. Ecco. Infatti... E hai anche questi momenti qui.